facciamo vedere tutti i passaggi per fare il giro addominale alle parallele. Ok, allora, parte Rebecca. Primo passaggio, impariamo qual è la posizione dello slancio. Quindi sul Giovannino, lo staggetto piccolo, appoggio le mani e metto i piedini lontani. Secondo passaggio, proviamo a fare uno slancio da soli alle parallele. Questo è piccolino, vediamo se qualcuno riesce a farlo un po' più grande. Terzo passaggio, imparare a stare in spinta, braccia tese contro lo staggio. Spingo forte, ok, da questa posizione con la gobba, devi stare sulla sola, spingere forte, ok? Per la seconda parte del giro addominale. Quarto passaggio, proviamo a fare il giro addominale con l'assistenza da fermi, senza lo slancio. Quindi salgo, da ferma, piedi uniti, vado indietro. Con le braccia tese. Per l'assistenza mettiamo una mano dietro la schiena e una mano sotto le gambe, i pollici devono stare sempre vicini alla mano, via. Facciamo vedere Chiara come si muove la manina alla fine. Allora, la mano rimane, vai. Vai, giro, 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 giro e il polso spinge la parallela e gira. Molto bene. Quinto passaggio, uniamo lo slancio al giro addominale sempre con l'assistenza. Alla fine possiamo provare a fare lo slancio al giro addominale da soli. Ce lo fa vedere Adele. Ok,